e spero che la moda sarà sempre più inclusiva. Senti, ti hanno dedicato anche una Barbie. Sì, A pazzesco. me due. No, sto scherzando. No, però ai tempi che facevo l'Isola dei Famosi mi hanno detto che è È bella come cosa. bellissimo. Io abbastanza, sì, non ero molto maschiaccio da piccola, quindi sì, ci giocavo, però era sempre stata un'icona. Senti, che rapporto hai con chi o come rispondi a chi arriva che quelli che si credono a disapprovare? Prima che ci fossero le Instagram Stories, prima che ci fosse Snapchat, quando Instagram era solo fotografie, io vivevo a Los Angeles, mi piaceva anche l'idea di essere un po' più misteriosa, cioè nel senso di lasciare molto mistero attorno a cosa facessi, chi fossi veramente, eccetera, perché era un po' lo spirito di Los Angeles. Sì. E per esempio mi ricordo ogni volta che incontravo le mie fan in giro per il mondo e Le ho loro poi. viste anche nel film, Sì, sono quasi tu, meravigliose. cioè sono veramente il 99% dei miei fan sono persone adorabili, educate, molto emozionate di vedermi. E quando queste persone mi vedevano all'epoca mi dicevano: "Sei troppo carina, super gentile", molto sorpresi, come se io sembrassi veramente una molto snob in realtà. E quindi questo, per esempio, mi ha fatto molto pensare sulla percezione che le persone potevano avere di me in quel momento. Cioè, questo per me è molto importante, l'idea di essere sempre più una persona umana e come tutte le persone che mi seguono, di non essere una persona ultraterrena, snob, eccetera. Come scegli i tuoi collaboratori? Dunque, persone fidate, persone che sono grandi lavoratori, naturalmente. E persone con cui riesco comunque a creare un bel rapporto umano, perché naturalmente quasi tutti i miei collaboratori sono persone con cui passo tantissimo del mio tempo, quindi è molto importante potermi fidare di loro, sapere che loro hanno sempre in mente il mio migliore interesse delle società per cui lavorano. E persone, belle persone, comunque quella è la cosa più importante sempre. A me piace molto capire l'umanità, cioè persona per bene può imparare a lavorare. Certo, Magari brevi, assolutamente. non so se. Perché comunque noi ci troviamo veramente a lavorare con tantissime persone, da quelle dei brand. Devono essere molto umane, avere molta umanità e capire comunque anche molto le emozioni altrui, quindi riuscire a essere molto empatiche anche verso gli altri. Quello è super importante perché veramente ti permette di avere una visione diversa delle cose e fare tutto nel modo più pulito e giusto possibile. Sono sconvolta, mi piace questa intervista. Adesso non voglio tenerti qui No, no, ore, vabbè. ore, ore, però quasi ci proverei. Allora, nel film c'è un passaggio che adesso guardiamo insieme, quando dici che vuoi migliorarti giorno per giorno, e come se fosse un dovere, cioè il tuo dovere è migliorarti. Andiamo a sentire questo Ok. pezzettino e poi ne parliamo. Sono sempre stata un po' ossessionata dal diventare sempre la versione migliore di me stessa. So quali sono i miei difetti e cerco, anche grazie alla mia Chiara che vorrei, a questa mia invenzione, che forse, cioè probabilmente non l'ho inventata io, però io la chiamo così. Grazie a questa cosa cerco sempre di agire come la persona che io vorrei essere agirebbe e sono tutto fuorché perfetta. Ecco, ma cosa ti dice questa vocina? Migliorarti, che è una cosa per me Sì, importantissima. per me è molto importante l'idea di migliorarsi sempre giorno dopo giorno, cioè per me questa invenzione, che appunto non so neanche se come concetto mentale l'abbia inventato io, probabilmente no, però il fatto di chiamare Chiara che vorrei è proprio un'idea della persona che io vorrei essere e giorno dopo giorno punto sempre di più a essere quella persona, e quella persona non è perfetta, però è una persona che ha dei valori molto forti e cerca di agire sempre secondo quei valori, perché io per esempio sono una che tende a essere molto istintiva, che è una cosa in generale molto positiva, però in dei momenti magari veramente mi trovo a discutere o a incavolarmi per cose che non hanno veramente valore, ho perso tempo, ho perso il buon umore. E invece, per esempio, penso tante volte, mi fermo a pensare e dico: "Ok, la Chiara che vorrei cosa farebbe?" E penso che sembro un po' pazza fare questo discorso in terza Senti, sei persona. un po' fumantina? Cioè, cosa Cioè, vuol un po' dire? incazzosa? No, non Non tanto. Mi tanto. incavolo poco, però Ok. quando mi incavolo tanto. Scappano tutti. No, sono una molto che vuole affrontare le persone, quindi se devo parlare, devo capire e andare avanti, superarlo, diciamo. Poi sono una che anche quando mi incavolo, 10 minuti dopo per me è finito tutto. Però in quel momento devo esternarlo. Senti, poi
nella vita di una donna, ma di te in particolare, è arrivata la magia vera, che mm-hmm. è Leone, no? Mm-hmm. Che ti somiglia un sacco, però. Sì. Vero? Adesso che guardo, ti somiglia tantissimo. Sì, mi assomiglia. Ha molte espressioni anche di Fede, però, a dire il vero. Però assomiglia anche per i colori, assomiglia un po' più a me che a Fede. Senti, come ti ha cambiato la maternità? È stato veramente l'esperienza più bella che io abbia mai affrontato. Arriva con tante nuove sfide, naturalmente. È molto difficile l'idea poi di tornare al lavoro, di tornare a essere professionale al 100%, quindi devi veramente imparare a bilanciarti, e soprattutto quello che a me ha dato Leo, ha dato tantissima serenità, un'idea nuova del significato della vita, dell'amore, mi ha dato un rapporto anche con la mia famiglia. Al tempo stesso mi ha fatto pensare molto anche alla morte, quindi ti ha dato molto più paura, cioè da quando c'è Leo non riesco più a essere veramente, a vivere a cuor leggero come in passato magari riuscivo a fare in certe situazioni. Adesso hai sempre l'idea di come sta mio figlio, però penso qualsiasi mamma con cui mi sono confrontata mi dice è la cosa più normale del mondo, è così, è l'essere mamma, è la paura di essere mamma e devi solo imparare a conviverci, quindi va benissimo come, così. Come pensi che Leo, io immagino che tu un domani voglia avere degli altri figli, eccetera, come pensi che reagirebbe Leo secondo te? Sarebbe molto geloso in un primo momento, poi spero come che sia un bambini. Bimbo amorevole, sia molto geloso anche del nostro cane. Ma la povera Matilda, ma sì, scusami, sì. Ma è che poi il cane più dolce ha 10 anni, 10 anni sì, e qualche mese, il cane più dolce che ci sia, però no dai, spero che poi sarebbe contento di avere un fratellino o una sorellina. Cioè io il rapporto che ho con le mie sorelle è uno dei rapporti più importanti che ho nella mia vita, e crescendo soprattutto il fatto di essere sempre in tre mi ha dato un'altra idea dello stare insieme, del gruppo, di quanto fossero importanti i rapporti umani, quindi mi piacerebbe comunque. Non ti spaventa il ruolo di genitore, diciamo? Ho avuto Leo che avevo quasi 31 anni, quindi non ero neanche super giovane, è stato un bambino super voluto, però io mi sono visto che nessuna delle mie amiche aveva ancora avuto bambini, ero un po' la prima, mi sentivo proprio come se avessi 18 anni, quindi mi sentivo super piccola per avere un bambino, perché mi vedevo ancora io come un po' una bambina. Anche il diventare mamma e raccontarlo a modo mio, con tutte le sue imperfezioni, perché sono tutto tranne che una mamma perfetta, e penso che ci sia tantissimo mom shaming, cioè mamme che cercano di giudicare le altre mamme, che è una cosa orrenda. E il fatto di raccontarlo a modo mio comunque non mi abbia fatto perdere le mie seguaci, anzi quelle mi hanno sempre seguite. Adesso sono innamorate di Leo, che è veramente la star di casa. Ogni volta che usciamo tutti sono: ma Leo il bimbo più bello del mondo, più simpatico. Cioè veramente ha una sua schiera di fan molto, molto leali, che lo seguono sempre. Senti, essere un esempio in tante cose, anche questa cosa della vostra famiglia, di Fedez, di Leo, è molto bella. Voi fate vedere ogni lato della vostra vita, di questa famiglia bellissima, moderna, 2.0, però giovane. E siete veramente un esempio. Ti spaventa essere un esempio per così tante persone? Naturalmente quando hai tanto seguito devi stare attento ai messaggi che dai, perché tante volte magari rischi di compiere un gesto, che poi questo gesto venga visto in maniera totalmente errata dal tuo obiettivo iniziale. Cioè, nel senso, io mi sento una persona pura, penso che anche Fede lo sia, insieme siamo mi sento che siamo delle belle persone. Io ho dei valori molto, molto chiari in mente, quindi penso che giorno dopo giorno devo rendermi sempre più madrina di questi valori e parlarne sempre di più e dare sempre il giusto supporto, insomma, a chi mi segue sotto questo punto di vista. Non ti hai mai avuto paura? Perché io vengo invece da una generazione che era molto intima sulle immagini, certo. Per esempio non ho mai si facevano le foto sui giornali con i figli, magari, certo, quella copertina, perché sennò ti trovavi l'universo mondo sotto casa. Voi l'avete fatto anche per questo, e la tua cultura. Sì, poi, esatto. Io penso che alla fine, quando c'è amore, quando tu nei social fai vedere un amore vero e sincero, questa cosa si percepisca e possa solo fare del bene, spero. Assolutamente. Vi prendete un po' di spazio tu e Federico? Sì, assolutamente. Cioè, nel senso, la cosa bella è che i social ti danno un'idea. Cioè, io sono molto presente sui social, pubblico praticamente quasi ogni giorno.
e su qualsiasi esperienza che facciamo, veramente io arrivo in un posto, riprendo il posto, faccio la foto e poi metto via il telefono proprio, cioè non sono una attaccata al telefono tutto il tempo. Questo è importante. È importante, penso, comunque per la nostra generazione che ha sempre il telefono in mano, che è diventato veramente un nuovo mezzo per fare qualsiasi cosa ed è normale averlo sempre in mano, però penso sia importante girarlo, ma anche tenerlo sul tavolo, metterlo in borsa, girarlo e dire ok, parliamo io e te adesso. Quindi è una chicca che noi... Sì, perché alla fine vai in un posto che ti piace, fai la foto e poi ti puoi godere la serata senza dover continuare a postare o vedere cosa scrive la gente, eccetera. Cioè, bisogna... Gestire, esatto. Ma creare veramente un buon bilanciamento fra il mondo virtuale, che per me, per esempio, è parte integrante del mio lavoro e di quello che faccio, e la vita reale, che va vissuta comunque oltre lo schermo del nostro smartphone. Questa è una bella cosa questa che tu dici, Chiara, perché anch'io, per esempio, quando andiamo a tavola, perché non si può essere in 5, in 7, tutti il telefono, certo, in mano. Da un anno a questa parte il telefono in tavola non si può. No, certo, ma perché ti fa vivere meglio quel momento, capito? Cioè, io sto imparando a farlo, ho imparato a farlo, però nella nostra cultura è molto difficile concentrarsi sul presente, sull'emozione, sul momento che stai vivendo. Quindi, se tu ci pensi, cioè, una persona mi aveva fatto questa cosa: quante volte il ricordo di un'emozione vissuta ti provoca più piacere che quando l'hai vissuta, no? E quello certo, succede perché nel momento tu non eri veramente presente, cioè non ti gustavi al 100% il presente. Essere più presenti è la base, proprio, penso, della felicità. Che meraviglia. A proposito di responsabilità, mi è piaciuto molto quello che hai risposto a uno youtuber che ti ha chiesto come ti comporteresti se tuo figlio vedesse un bacio gay. E tu hai risposto: se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possano amare, come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, dello stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay, si sentirà più accolto da una società in cui l'amore è amore senza bisogno di etichette, avrà meno paura di essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti, e capirà che non deve sentirsi sbagliato e che l'amore è sempre giusto. E che problema c'è se viene insegnato un amore senza confini? A parte che è molto bello questo testo. Dovrebbe essere in realtà non ho detto nessuna verità o un pensiero illuminato, cioè io mi auguro che un giorno sia il pensiero di tutti, cioè è agghiacciante veramente vedere che siamo nel 2020 e ancora tante persone hanno problemi con l'omosessualità o comunque l'amarsi, nel senso, tra persone dello stesso genere. Tante famiglie magari che ancora non, nel senso, hanno pregiudizi in primis i genitori e quindi in un modo o nell'altro li trasmettono anche i figli. Penso che essere gay adesso sia molto diverso che uscire, fare coming out come tanti miei amici hanno fatto 15 anni fa. Penso adesso, tramite i social media e tante app, sia un po' più facile, però è comunque un procedimento molto complesso e quindi dovrebbe essere percepito da tutti come la cosa più normale del mondo, l'accettarsi e l'amarsi indipendentemente da qualsiasi schema mentale. Io mi auguro che sia sempre più così. C'è un grande terrore nell'accettare il diverso, certo, che sia di ogni tipo, di ogni colore. Lo dico perché, per esempio, anche in merito della questione di Willy Monteiro, no? Hai lanciato un tema spinoso e potente. Che cosa ce lo puoi spiegare? Sì, in realtà io ho ripostato un messaggio in cui mi trovavo d'accordo di questa ragazza che fa questo account Instagram che si chiama Spaghetti Politics, che si occupa molto di politica, di temi di attualità e dà sempre un po' il suo parere. Per il mio veramente voleva essere uno schierarmi contro qualcosa di completamente sbagliato. Oltre a quello, anche l'umanizzare comunque viene sempre meno letta in profondità, ma viene spesso letto soltanto il titolo dalla maggioranza delle persone, purtroppo. Il titolo che dai, che spesso è creato apposta per fare clickbait, ti crea già un'opinione, quindi comunque l'idea di umanizzare degli assassini per me è troppo sbagliata. E quindi un po' mi attaccavo a quell'opinione perché ero d'accordo con quella e speravo che portasse tante altre persone a parlare e a pensare soprattutto. Perché secondo te questa ondata di odio? Perché è un'ondata questa, no? Che fa un po' paura, perché effettivamente non si capisce un ragazzo che, cioè, si prodiga, cioè, per la difesa di un amico viene vigliaccamente, devo dire, a differenza del passato, quando io avevo la tua età, quando ero ragazza e adolescente, sinceramente non ho mai visto questa vigliaccheria molto latente.
nella mia generazione difficilmente ho visto una cosa del genere. Ma che cosa secondo te ha portato questa ondata di odio? Non lo so, cioè nel senso penso che l'odio naturalmente c'è sempre stato sotto forme diverse, adesso forse l'informazione anche di quanto odio c'è è più accessibile a tanti, quindi nel senso fa più eco forse una notizia.